Grazie, 3 milioni. Questo benissimo, benissimo. Questo nostro articolo prima a fare d'assaggio. Poi in futuro avremo grandi, grandi affari in futuro. Il tuo, sì. E firmare, prego, per prego. Favore. Germania, grande paese. Boom, boom. Miracolo economico, come qui da noi altri. Asse Roma, Berlino. Certo, certo, certo. Noi avere perso guerra, ma avere miracolo economico. Gli altri invece va sui pianeti, bombe, ma non è più miracolo economico. I spendi troppi schei. Ah, Herr Miller, ti vede grosso, partito di Lino, interessare? Lino? Ja, Lino. No. Rosso, quello rosso, rosso. Interessa solo materiale plastici. Benissimo. Allora ci butteremo su materiale plastico a corpo morto. Arrivederci, di nuovo, nuovamente grazie. Arrivederla, Herr Miller, arrivederla. Oh, stai comoda, stai comoda. Mi manda la copisteria. Benissimo, andiamo, andiamo. C'è un sacco di lavoro da fare. Venga, venga con me. Oh, lei piuttosto come si chiama, signorina? Rubinaccia Rossella. Rossella, benissimo, brava, si sieda. Ehi, con quella macchina da scrivere, mettila qua. Devo portarla in sala scrittura. Metti qua la macchina da scrivere. È già occupata. Ecco, stiamo scherzando, dico, io pago questo almeno. C'è un cliente che la macchina. Oh, per banco, dico. Oh, scherziamo. Oh. Bene, brava. Occhio vivo, fronte alta, simpatica. Subito lavoro. Macchine americane, baracche, porcherie. Eccellenza illustrissima. Mi permetto di chiedere il suo interessamento per un finanziamento alla Giuseppe Visonà Tessuti e Lini Spa, che sarebbe poi Società Brazioli Spa. Da un'inchiesta di mercato fatta in questi giorni ci risulta che... Lei quanto guadagna? 25.000. Alla settimana? Al mese. Si alzi un po'? Occhio vivo, fronte alta, presenza, dignità. La Giuseppe Visonà gliene offre 80.000, un premio per la città da stabilire, d'accordo? Un bel deca all'anticipo, tenga, tenga, ecco qua. Di che lavoro si tratta? Oh, moderno, modernissimo, all'aria aperta, a contatto con la gente, aspetta, inchieste di mercato. Ma che carta carbone? Si ricordi cara che il futuro è nell'inchiesta di mercato. Adesso le spiego cosa si deve fare. Entrare nelle case.